principe nella saggistica. Però guardate un po', se andate a vedere non la saggistica sulle materie, in gran parte giornalistica, se andate a vedere i libri di testo che ancora oggi si scrivono sull'Italia, che sono libri di testo di grandissimi storici italiani, poi le questioni che qui affronteremo non è quella. Sembra che la storia d'Italia sia una storia amatoriale. Sembra che la storia d'Italia non abbia niente a che fare con le mafie. Sembra che le mafie siano una storia criminale. Solamente una storia criminale. Ma se andiamo a vedere la storia delle altre criminalità, cioè prendiamo la storia dei pirati, prendiamo la storia dei briganti, se prendiamo la storia di tutti i violenti organizzati che hanno preceduto è una storia sicuramente criminale, perché quei violenti erano semplicemente predatori, avevano lo scopo di prendere le ricchezze altrui e di farlo fuori dalla legge, in contrapposizione alla legge e in contrapposizione allo Stato. Cioè, ogni violenza in genere è una violenza antistituzionale, antistatuale, contro le forme istituzionali, e perciò hanno sempre perso. Nella storia, qualunque forma violenta organizzata che si è contrapposta a ciò che era lo Stato e alle istituzioni, ha sempre perso. La Sparta in poi non c'è nessuno che ha potuto portare alla violenza, giustificata o meno, dentro l'istituzione e farla diventare se erano persone che venivano dal popolo. In genere, nella storia, non lo dimentichiamo, la violenza è stata un patrimonio delle classi dirigenti. I violenti impuniti erano i padroni, erano i latifondisti, erano gli uomini del potere. Se qualcuno che veniva dal popolo provava a usare la violenza, era totalmente sempre sconfitto. I mafiosi sono i primi violenti che vengono da estrazione popolare che hanno successo nel corso della storia. E quindi il segreto del loro successo lo dobbiamo immaginare di tipo militare. I pirati avevano delle navi con dei cannoni a bordo, quindi dal punto di vista militare erano molto attrezzati. I briganti, in alcune realtà, avevano dei veri e propri eserciti. Cioè, combattevano in campo aperto contro altri eserciti. Quindi, i mafiosi militarmente, se lo confrontiamo con l'epoca dei briganti e dei pirati, non sono più attrezzati di loro. Quindi, il loro successo è dovuto al fatto che sono violenti più violenti, che sono violenti più armati. No. Il loro successo è dovuto al consenso popolare straordinario. È una componente. Ma i briganti erano più popolari dei mafiosi. Ancora oggi, dalle nostre parti, si raccontano storie di briganti. La mia acculturazione infantile è voluta anche dalla storia. E ancora oggi i pirati, vedete, nella cinematografia attuale, i pirati hanno un ruolo importante. Si parla ancora di loro, nell'immaginario popolare. Né i pirati né i briganti rappresentano una violenza disprezzata, ma una violenza qualche volta ammirata. Quindi, se il successo delle mafie è dovuto al consenso popolare, erano molto più popolari i briganti e i pirati e l'hanno perso. Qual è il segreto del successo delle mafie? Semplice, che loro si mettono in relazione con coloro che dovevano contrastare. È una banalità, mi scuserete, ma è l'unica vera spiegazione nel corso della storia che noi possiamo dare. Perché vince solo la violenza che si fa parte dello Stato, solo la violenza che si relaziona con le classi dirigenti, siano esse politiche, siano esse economiche, solo quella vince. Quindi non diciamo sciocchezze storicamente che le mafie sono un'espressione della mentalità popolare, sono un'espressione di un contesto che diventa anche mentalità, che anche incide poi sul contesto, ma sono espressioni di un contesto.
possiamo leggere le mafie senza il contesto locale, ma senza il contesto nazionale. Le mafie sono esistite, anche la vostra Andrangheta, esistita prima dell'Unità d'Italia, con altri nomi. Non va mai dimenticato che il primo scioglimento di Consiglio Comunale, adesso è un argomento che prima l'ha appassionato, e anche in questa zona appassionato, ma il primo scioglimento di Consiglio Comunale è avvenuto nel 1869, Reggio Calabria. Ora, se l'Andrangheta non esisteva ancora, come si fa a parlare di mafia del Reggio Calabria nel 1869? E abbiamo delle strettissime relazioni, perché l'Andrangheta calabrese copia tutti i rituali della Camorra napoletana, tutti, tutti. E ancora oggi voi sapete che l'Andrangheta calabrese ha alcuni riti e alcuni gradi, c'è un grado che si chiama camorrista. Quindi c'è una relazione, quindi c'è un qualcosa di prima dell'Unità d'Italia, insomma, si incontravano nell'esercito e nelle carceri. Quelli erano i luoghi in cui i violenti, che avevano il ruolo istituzionale, e gli violenti che non avevano il ruolo istituzionale, in qualche modo si incrociavano. Ma il successo delle mafie è quando si sono nazionalizzate, cioè quando è esistito uno Stato, quando si è formato uno Stato, le mafie sono diventate indispensabili negli equilibri di quello Stato. E qual era il problema fondamentale di quel periodo storico? Era l'insicurezza pubblica. Cioè non si aveva un esercito, un apparato di polizia in grado di reggere la delinquenza comune. I mafiosi hanno avuto successo perché hanno svolto il ruolo di polizia privata per le classi dirigenti, il ruolo di esercito privato nelle classi dirigenti, ma non